Ciao, oggi andiamo a fare dei panini al latte morbidissimi, lo vedrete dopo, saranno proprio una cosa deliziosa. È una ricetta abbastanza comune, io l'ho provata già diverse volte, è una ricetta che ho trovato in rete, l'ho trovata veramente ottima e ora andiamo a farla. Ci vuole un impastatore, sì, ci vuole un impastatore perché qui è abbastanza lunga la procedura, però è poi relativamente semplice. Partiamo, farina. Farina 00, niente di particolare. Latte in polvere, zucchero, lievito secco, poi cominciamo con la parte dei liquidi. Latte, vedete, sto mettendo tutto insieme, senza fare cose particolari. Panna, panna da dolce, non quella da cucina, quella un po' più grassa. Un uovo sbattuto, importantissimo, un bel pizzichino di sale. E ora si fa impastare. Ve lo dico già subito, ci vorranno minimo 20 minuti, ma forse anche 25, e dobbiamo farla andare lentamente e poi ogni tanto accelerare, poi lentamente e accelerare. Controlliamo l'impasto, è liscio, bello, è elastico, è la cosa più importante. È leggermente appiccicoso. È elastico, come deve essere ovviamente. E ora, come sempre, facciamoli sentire un po' le mani. L'impasto è proprio bello a sentirsi, è morbido, è soffice. È davvero bello, 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 bello. Ok, le abbiamo fatto sentire le mani, lo rimettiamo nella ciotola. Così, un po' di farina sopra. Uno strofinaccio bagnato. A coprire completamente la ciotola e ora lasciamo almeno raddoppiare se non quasi triplicare l'impasto. Quanto ci vorrà? Ovviamente dipende dalla temperatura. Ora siamo sui 24 gradi, 25 gradi, ci vorrà un'ora, un'ora e mezza. Però calcolate, più si abbassa la temperatura più tempo ci vuole. Avevo detto un'oretta, in realtà ci è voluto un bel po' più di tempo, però guardate quanto è cresciuto questo impasto. Ora è il momento in cui dobbiamo dividerlo e pezzarlo per fare i panini. Ovviamente se ci riuscite fate un rettangolo, ma semplicemente perché è più facile poi arrivate a dividerlo, ma insomma dividete come vi pare. Io direi che, come nel video che ho visto, si può dividere in 16 palline circa. Vediamo un po' se ci riusciamo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 panini, ma va bene. Prendiamo e cominciamo a dargli la forma del panino. E poi dentro la mano lo facciamo girare e lo posizioniamo in una teglia e proseguiamo con tutti gli altri. Ora devono lievitare. Quanto tempo ci vorrà? Circa forse 30 minuti, circa un'ora. Vediamo, devono diventare proprio belli, molto più grandi. Ci rimettiamo sopra il panno umido e ci rivediamo fra un po'. Ok, ora ci siamo, ora è il momento di andare in forno. Guardate, sono cresciuti. Se utilizzate una teglia più piccolina, naturalmente avranno molto più sfogo in altezza. Queste sono le dimensioni. Questa teglia che ho preso io è la più sbagliata in assoluto. Però va bene, alla fine l'importante è che venga comunque un prodotto fatto bene. Altra cosa, poi dopo vi dico anche la temperatura, il tempo, tutto. Sciogliete un po' di burro perché alla fine poi lo pennelleremo sopra, gli darà ancora più morbidezza. Vabbè, che ve lo dico a fare. Forno 175 gradi, ventilato, non avete il ventilato, 180, ma forse meglio 190. Tempo 30-35 minuti, ma anche qui ogni forno è differente, deve diventare un bel colore dorato sopra. Andiamo in forno. L'ho tirato fuori dal forno, guardate il colore, il colore secondo me è eccezionale. Però quello che dicevo poi in realtà si è confermato, vedete, ci sono un po' di spazi, se fosse stata più piccolina la teglia sarebbero cresciuti anche un po', vabbè, ma non è un problema. Pennelliamoli col burro fuso. Mamma mia, cioè io non so se si riesce a percepire, vedete, sente la leggerezza, così, proprio così. Oh oh, è clamorosa questa ricetta, clamorosa. Vi dico la verità, è veramente clamoroso. Ora devo cercare in modo clamoroso o anche meno di levare questa carta forno.
Bruciano da morire. No, no, io non le levo, io aspetto ora che si raffreddano. Poi vi faccio vedere come sono morbidi, perché il palato è un po' abituato alla roba bollente, ma le mani un po' meno. Volete vedere com'è dentro? Poi alla fine non ce la fa. Oh, guardate, guardate. Wow, mamma mia. No, queste cose, guardate. No, cioè non ci credo. Guardate, è non soffice, dire soffice è dire poco. È anche calduccio, eh. Ma volete sapere com'è di sapore? Come vi posso dire? Questo uno pensa a metterci la qualunque cosa, ma è già perfetto così. Un appetito!